Raga, bentornati con le reaction PC da gaming. Oggi con le cuffie azzurre Napoli, Mauri. Non è azzurro forte come pensavo. No, non è così tanto azzurro. Stanno malissimo, grazie. Oh, è vero, oggettivamente stanno molto male con l'outfit. Però queste, almeno ci posso sentire. Sapete invece cosa non sta male nell'outfit che possiedo? La maglia Raga, che potete acquistare con il link in descrizione, insieme ovviamente al mio bellissimo tappetino Raga, che a lui hanno avuto un grandissimo successo. E indovinate un po', ci saranno anche al Games Week. Ci sarò tutti i giorni al Games Week. Lo stand è sempre quello di Arcadia, quindi venite, potete comunque acquistare online e poi venire per l'autografo, oppure potete venire a acquistare al Games Week e chiedere comunque l'autografo. E vi ricordo, oltre ovviamente a acquistare il merch Raga, che se volete supportare le live reaction e volete spammare le emote, che sono sempre quelle 4 perché mi dimentico di aggiungerle, potete abbonarvi al canale qui sotto. Il sub costa 1,99€, quello base, quindi a meno che non vogliate il tier fotopiedi, che invece è 500€, il sub normale costa 1,99€, ok? Potete spammare le emote, tra cui il Napoli, tra cui la faccia del Mauri e altre. Grazie. Oh, questo è un cuore un po' storto, mi dispiace, non sono bravo. Vabbè, vai col primo video, Mauri, andiamo. Partiamo con vi mostro la mia postazione da gaming più unboxing. Oddio Cristo! Mauri, ma dura 19 minuti sto video. E dopo parla. Benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Jeffrey e voi siete in simposio. Noi cosa siamo? Il simposio. Mia postazione che vedete qui. No, è la musica del Nintendo Wii, no, però dai. Chi sei? Tearless Raptor. Quando uscirà, ma scusatemi se uscirà. Dai, ma non ha 19 minuti di questa musica. Non stia male. Facciamo così, skippo 5 minuti e scopriamo se c'è ancora la musica della Wii. Secondo me sì. Ovviamente sì. Dopo 14 minuti di video, ragazzi, ci sarà ancora la musica della Wii? Che hanno i pad. C'è ancora la musica della Wii. E allora a questo punto la domanda è: il finale, la outro. Mandovi com'era la mia la musica della Wii, perfetto. Ragazzi, ci siamo appena skippati 19 minuti di musica della Wii, meno male. Ah, ho trovato questo, Rick. Unboxing speciale e vi mostro il mio PC, hashtag Raga. Io ho messo in pausa e l'hai consigliato. Il primo video è FBI a Napoli e il secondo è Ciccio Gamer 89 torna a Napoli. Sempre suo. Qualcosa dice che li guarderemo. Raga, unboxing. Il taglierino della Stanley. Molto Raga il pacco. Iniziamo ad aprire Raga. Attenzione. È la maglietta. Ah, ottimo. È proprio questa. La maglia Raga RGB. Beh, è quella l'idea. Ci sono le lucine rosse. Attenzione, un MD. Sai che penso sia la prima volta che becchiamo una scheda video MD? In effetti è vero. Prossimamente un rendering per il mouse Mavericks sarà... Oh mio Dio. Aspetta. Attendiamo. Mauri, metti Ciccio Gamer a Napoli. Canale. Una matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Napoli. Quindi na. Ok, a Napoli. Ho notato adesso ovviamente che il video di prima aveva la famosa thumbnail. Va bene, bellissimo. Questo colpa mia, è il tuo fan medio. Questo è il mio fan medio. Io sono in pigiama perché venerdì sera volevo stare in pigiama. Beh, anch'io sto in pigiama. Anche in pigiama anche in questo momento, tranquillo. Sì, e non è venerdì sera. Sì, anche per andare a scuola è molto comodo perché sarà il mio nuovo zaino di scuola. Zaino Raga, prossimo drop? Mamma mia, quante tasche ha sta roba. Anche le rotelle. È una valigia alla fine. Beh, sto bambino non andrà a Litis con quello zaino, te lo assicuro. E puoi portarci il buffet a Litis con quello zaino se vuoi. Tanto libri non... forse uno. Allora, si parla sempre degli stereotipi del Litis, io ci esagero, ma... Allora, ragazzi, la mia ragazza era scioccata quando l'ho fatto vedere che io, per tutta la quinta, ho usato un solo quaderno per tutte le materie. Lei non ci credeva, gliel'ho fatto vedere, ho usato un solo quaderno per tutte le materie per tutto l'anno scolastico. Facete voi. Due terzi dei libri non li portavo perché non servivano. Il mio astuccio conteneva due penne e una gomma. E era robe che raccattavi per terra. Perché ogni tot vedevi per terra qualcosa tipo una matita, una penna. E raccoglievi. C'era il loot per terra, no? Dove andavi in giro? Andavi in giro per lì. Ti stavi in loot. Battle Royale, TG Pacinotti. Andavi in giro, trovavi. Guarda, una gomma anche in buono stato. Un po' consumata, un po' tagliata, smangiucchiata. Ma prendiamo. Un po' di munizioni. Signori, questo è il modo in cui si presenta la postazione. Un
dildo lì sopra. Sembra davvero un pisellone. Oggi vi farò vedere la mia. Ma è nuova sta musica? Diciamo che ultimamente ho fatto qualche upgrade, soprattutto per il computer che prima era questo. Ho visto editing peggiore comunque. No, no, non è male. Postazione. Questa è la cosa più semplice della postazione. Sta musica sembra musica di combattimento di un qualche JRPG. Esattamente. Ok. Ok. Vanno tramite un mouse cinese. Anche le Bixlent non scherzano. Le schede video abbiamo un Nvidia RTX 3050. Che ha 3050, non l'avevo mai vista. La scatola l'ho mai vista io. Posso dire che sembra, sta qua dell'Asus sembra una, la roba più cheap che abbia mai visto. Sembra un fake, non sembra dell'Asus. Sì, infatti, sembra un fake ragazzi, non sembra una roba fatta da Asus. Ovviamente, ovviamente. Sto per dire, chissà che gioco tira fuori. Magari Minecraft, no no. L'editing non è male. Non è fatto. Non ho mai usato un computer da gaming perché sono povero. Ah, non come non detto. Sto abbastanza soddisfatto, sì. Oddio, sto audio. Ne vado fiero. Basta! Adesso lo uso anch'io. Porco io. La cosa bella è sentirlo normale da me. Sesso con le bambine. No! Nuovo update. Nuova ciabatta. Oh Gesù. Perché mi servivano 6 prese. Qua c'è l'alimentatore del monitor. Qua c'è l'alimentatore del PC. Qua c'è Alexa. Qua c'è anche l'alimentatore del camino per quando prenderà fuoco la ciabatta. C'è la luce con cui mi vedete meglio tutti in tutti i video. E qua c'è l'adattatore alla nuova TV che uso come monitor. Oh, in yes. realtà più che un monitor. Questa è la classica TV che 15 anni fa abbiamo avuto. È leggermente diversa questa perché c'è il bordino bianco però. Sì, io pure ne avevo una simile. E che non era neanche il 1080 ovviamente. E la comprai nel 2009 quando comprai la PS3 con MV2. Ma non l'MV2 che è uscito adesso. Sì, il primo MV2. Il vero MV2. Oggi mostro la mia postazione su una scrivania. Ah, il tappetino sbagliatissimo. Mamma mia. Tutto tipo scritto così. Questa la bombardo io. No! Ora il nostro salvatore la bombarda lui. Lui è nella lista nera di Putin. Cazzo, adesso Putin ci bombarda per colpa sua. Un binocolo. Così. È per indicare le coordinate del bombardamento, Mauri. TV curva. Curva. Cos'è? È polacco. È diventato slavo all'improvviso. Insomma, questa è la mia postazione. Una sedia non da gaming. Un cuscino comfort. Bella, bella la sedia di legno. Sì, sì. Niente. Io ho iniziato così. Valutate da 1 a 10 la mia postazione. 10. 4 e mezzo. Non c'hai nulla di raga, mi dispiace. Vai, Mauri, metti no, vabbè. Stavo per mettetelo. Oggi volevo giocare a basket. Volevo fare un video così avevo voglia. Vi mostro qualche trick che so fare. Oh, i trick. I trick. No, non puoi farla. Ma scusa, ma è chiuso il canestro. Oh. Come ha fatto a farsi male? Morto. Mi è arrivato fuoco qua la palla. Al cuore, infarto. Colpo al cuore. Video così tanto randomico. Secondo me alla fine fa un tiro della Madonna, però se non va bene quello. Vediamo un po'. Non ci credo! Ok. A caso l'ho tirata! Detto che era No, vabbè. Scherzo a mio padre mentre ha una riunione online. Disattiverò l'audio del computer e lo spellerò. È il fatto che, cioè, espelle il padre. Forse espellere dalla chiamata. Ah, e lo spellere. Raga, come iniziare il video se non così? Ciao, Mami! Saluta a tutti io! Non ti cazzo. Niente, il padre è licenziato dalla morte. Parla, ti ho rubato tempo. Grazie della pazienza. Vieni. Riattiva il mio. E niente, riunione rovinata. Ciao Nicolai. Ciao bambino. Bastardo. Ok ragazzuoli, ma ora mi ricollegherò. Spero che poi ci possiamo rivedere subito. Comunque cominciamo a capire. Nel senso che qui ha buttato fuori uno. A uno a caso? Sì, a uno a caso mentre stava parlando. L'ha buttato fuori dalla riunione. Ciao, zio Maurizio. Saluta YouTube! Mamma mia. È un prank. È un prank. Ciao.
Ciao. Non ho capito che cosa è successo. Okay. Spegliamo il mio padre. Ciao, mami! Saluta a tutti io! Mami! No! Mami! Non lo faccio più! Basta, Antonino. Okay, no. Basta. Ok. Basta. Okay. Ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale! Ragazzuoli! Certo deve essere veramente difficile essere un genitore di un figlio così, sicuramente. Mamma mia. Siamo tornati. Chiudo in terrazza mio padre per 24 ore. Poi si veste anche come Crazy Mad, che tengo tutti la bandana. Ragazzi, che era il telefono. L'ho chiusa! Già che sta sorridendo il padre, è un miracolo. Che cosa vuoi fare, va? No, no, no! Ma non lo spegne! Lo sta facendo, non capisco. No! T'ammazzo, aiuto, no! T'ammazzo, okay, aiuto, no! No! Ok, no! Che disagio, ragazzi, sto video. Scherzo, mamma e papà si sono arrabbiati. Aspetta, metto questo e dura poco. Ma cazzo sta succedendo in sto video? Piccoli maschi alfa crescono. Una e due. Capito un cazzo di niente. Vabbè. No, dai. Che trauma che essere sto bambino. Basta! Erminia! Aiuto! Oh, Gesù. Aiuto! Epico! Mauri, ma i social fanno veramente male i bambini. Ce ne rendiamo conto. E poi non so se lo sai, Mauri, mentre sto facendo le foto a Lucca, c'era la madre col bambino che avrà avuto 11 anni. Mentre faceva la foto, fa: comunque l'altro giorno ho beccato mio figlio fumare un grissino perché l'ha visto in un tuo video. Quindi capite che i social fanno molto male ai bambini.